E ecco, stiamo registrando così anche. Ho iniziato a registrare, giusto, scusa se ti interrompo, è partito così da solo. E registriamo gli interventi e basta, ok? Quindi per evitare di dare pressione su di voi per domande, ok? Chiuderemo la registrazione, finiti gli interventi, così non vi sentite osservati e potete fare tutte le domande che volete, va bene? Prego. Benissimo. Va bene, allora Matteo comunque lo diciamo, visto che stiamo registrando, è un campigliano, albergatore, docente all'Università di Heidelberg, professore ordinario, è un fisico appassionato di astronomia e ultimamente, poi correggimi se sbaglio, sta seguendo anche dei progetti di studio dello spazio attraverso i satelliti, quindi cose semplici, insomma. E invece il dottor Paolo Ghinassi è un ricercatore, universitario, accademico, esperto fisico, esperto clima. E dopo la premessa di Matteo sarà lui che insomma terrà un po' il nostro momento formativo, conoscitivo, divulgativo. Si parlerà di clima. Ecco, io ho già terminato, poi alla fine insomma, del momento ci sarà spazio per interventi, domande, insomma, considerazioni. E, ripeto, sicuramente il tema è attuale e interessante, quindi loro sono a disposizione per rispondere alle nostre quesiti. Grazie mille. Grazie mille Christian, grazie per l'introduzione e per le gentili parole e grazie a tutti voi per essere intervenuti, per essere presenti. Mi fa piacere che ci sia anche molta gente in sala, non soltanto online, c'è anche un discreto numero online, perché vorrei questo incontro essere anche un momento di discussione, nel senso che tendenzialmente sentite parlare di clima in televisione, telegiornali, eccetera. Però non avete mai un interlocutore a cui chiedere, no? Ma è vera questa cosa? Ho sentito qui, eccetera. Quindi sarebbe bello, è bello questo momento proprio per darvi la possibilità di chiederci delle cose. Perché magari vi sembrerà strano, ma di cambiamento climatico in televisione se ne parla poco e male. Voi vi direte, ma perché poco? Che ogni telegiornale c'è una novità sull'inondazione del giorno. Su Greta che si lega con le catene da qualche parte, eccetera. Ecco, questo qui non è un informarsi, questo qui è una specie di gossip, no? È proprio il fatto di cronaca della giornata, ma non vuol dire capire il problema, non vuol dire capire quello che sta succedendo al clima. Quindi l'incontro di oggi vuole proprio staccarsi e pulire tutto quello che possono essere queste informazioni spurie che girano in televisione, che è quasi rumore. È proprio la cronaca del giorno e capire qual è effettivamente il problema, capire come funziona la scienza, questo sarà il mio primo incontro, perché se voi sapete come funziona la scienza, se sapete quello che stanno facendo gli scienziati e come lo fanno, magari è anche più facile per voi credere a quello che la comunità scientifica dice, no? Quindi l'idea è quella di creare un po' di coscienza anche a questo livello. Quindi, fatto il mio primo piccolo incontro in cui cercherò di spiegarmi come funziona veramente la scienza oggigiorno, Paolo, ci parlerà del clima e quindi ci porterà a vedere quali sono le previsioni fatte, dagli scienziati come lui. E vedrete che le previsioni non sono ma secondo me sarà eccetera eccetera, ma sono delle formulazioni fatte con una struttura molto solida, basata sulla matematica, osservazioni e si fanno previsioni quantitative. Quindi non farà più caldo. Vedrete che si arriverà a dire farà tanto caldo così, di un tot in questo periodo dell'anno, eccetera, 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 eccetera. Quindi si arrivano ad avere dei dettagli su molti anche altri parametri, non solo sulla temperatura, per quanto riguarda il futuro. E il focus, come sapete, insomma, sulle Alpi, perché voi siete lì, anch'io sono lì. Ed è la regione del pianeta che ci interessa di più. Bene, detto questo, possiamo iniziare. Si vedono le slide? Non vi ho sentito io? Sì. Perfetto, il coro era chiaro, quindi si sentiva. Benissimo. Allora. Vediamo quindi come funziona la scienza, come proprio gli scienziati portano avanti le loro misure, come capiscono l'andamento della natura.
Molti di voi conosceranno Galileo, no? Il metodo galileiano, che è praticamente composto da due ingredienti principali. Uno è l'ipotesi, secondo me una cosa può funzionare così, e poi la verifica sperimentale. Vediamo se effettivamente la cosa funziona così. Oppure, al contrario, vedo che succede una cosa, cerchiamo di capirla. Okay? Questi due passaggi andavano bene nel 1600. Oggigiorno non basta mollare due pesi dalla Torre di Pisa per vedere che due corpi cadono con la stessa velocità, anche se hanno un peso diverso, utilizziamo degli strumenti un pochettino più complicati. E questa complicazione, vedete qui un pezzo di un acceleratore di particelle, richiede l'intervento e l'aiuto e il lavoro combinato di centinaia, a volte anche migliaia di persone per arrivare a un singolo risultato scientifico. Ok? Quindi capite che nel 2023 la scienza non è quella di Galileo del 1600. Quindi vediamo un po' le basi, perché serve un metodo scientifico. Beh, possiamo iniziare intanto a vedere una differenza tra correlazioni e la relazione tra causa ed effetto. Se io guardo questa foto, potrei venirvi a dire il gattino ha sfondato la tettoia, no? Ovviamente non è così, lo sappiamo perché sappiamo che un tettino è un tettino resistente e il gattino è leggero. E questo è un esempio di correlazione. Quindi soltanto guardando una cosa uno può capire, può essere tratto in errore. Questo è un altro esempio, per esempio, in cui si vede l'andamento della temperatura andando da sinistra a destra, no? La temperatura aumenta col tempo perché sappiamo che c'è il riscaldamento climatico e quindi noi europei abbiamo preso le mutande sempre più piccole perché faceva sempre più caldo, no? Col passare del tempo, con l'aumentare della temperatura. E se guardate, la rivoluzione industriale è avvenuta proprio qua, quando c'è stata la transizione tra il mutandone gigante e il mutandino un po' più piccolo. Capite benissimo che non c'è una relazione causale tra l'aumento della temperatura e le mutande, è semplicemente un'evoluzione della cultura europea di come si vestiva la gente. Quindi capite che, sono degli esempi così divertenti, però capite che bisogna andare un po' oltre all'apparenza per capire la natura delle cose. Altro esempio è chiaro, la Terra è piatta, c'è gente che ci crede che la Terra sia piatta, quindi vedete un po' anche a volte dove ci si ferma. Per parlare del clima, per esempio, avrete magari sentito parlare, ah, ma secondo me il riscaldamento climatico non esiste perché ai tempi dei Romani era più caldo. Ok? Quindi, da un lato, credete ai climatologi che vi dicono ai tempi dei Romani era più caldo. Dall'altro lato, dite, io non credo ai climatologi perché secondo me il riscaldamento globale non esiste. Quindi mancanza di coerenza. E poi mancanza di visione, perché i romani non erano in tutto il mondo. È vero che faceva più caldo, ma era un fenomeno isolato al Mediterraneo, non era una cosa globale, quindi era una cosa locale. Quindi bisogna sapere le cose nel dettaglio per riuscire ad avere una comprensione più adeguata. Però la cosa funziona anche al contrario. Io potrei dirvi benissimo, siamo al bar, parliamo. Ah, io mi ricordo da bambino andavo a Pinzolo con gli sci. Scendevo fino in paese senza innaffiamento artificiale e potevo arrivare in paese con i miei sci. Adesso non si può più. Potrei anche dirvi, ma hai visto che realtà come è ridotto? Guarda un po' il ghiacciaio, che razza di aspetto ha. Oppure, ah, mai visto, vai, hai mai visto una cosa del genere? Anche questi sono discorsi da bar. Sono tutte affermazioni corrette, come vedremo, che queste cose sono legate al cambiamento climatico, ma sono discorsi da bar, perché dietro non c'è nessuna connessione tra causa ed effetto. Ed è proprio la scienza che cerca di mettere assieme queste cose. Quindi vediamo un po' come non si fa scienza. Si fa un'osservazione e dice, ok, la Terra è piatta, secondo me, perché il livello del mare è dritto, è piatto, non vedo nessuna curvatura. Lecito, lecitissimo. Faccio una teoria e secondo me la Terra è fatta così. È un disco con un cerchio di ghiaccio attorno e noi siamo piatti lì così. Ok? Lecito anche questo. Non diventa più lecito quando inizio a incrociare dati diversi. Quando metto assieme, per esempio, il fatto che guardo gli altri pianeti che sono come la Terra e sono tutti sferici, sono tutti delle palle e lo posso vedere con un telescopiettino piccolissimo. Qui uno potrebbe venire il dubbio, ma perché proprio la Terra è fatta come una cosa piatta così e tutti gli altri pianeti no? Come funziona la gravità su una Terra piatta? Nessuno lo spiega, non si può spiegare. Quindi ci sono tutta una serie di altre osservazioni che negano la prima evidenza e questo dovrebbe far crollare la nostra teoria. E
Qua entriamo nel complottismo, è una cosa di, non so, tipo una religione. No, questa cosa qui, no, ma sì, ma i pianeti sono diversi, sì, ma questo no, eccetera. Rimane fermo a guardare la livella e il mare. Ok? Quindi così non si fa scienza. Bene, allora proseguiamo e vediamo come si fa scienza. Quindi si parte da un'osservazione, magari, per esempio, il nostro caro Newton gli casca la mela in testa e si chiede: ma come fa la mela a cadere? Perché cade per terra? Allora si fa una teoria. Qui faccio un passo più in avanti perché la teoria che va oltre la legge di Newton è la teoria della relatività generale, che spiega come funziona la gravità. Adesso vi faccio vedere l'equazione, giusto per farvi vedere come sono fatte, ok? Queste sono 16 equazioni, non è una sola equazione, questa in realtà sono 16 in un colpo solo. E la teoria è qualcosa di più fondamentale rispetto a una legge, e questo è già una cosa che la gente prende al contrario. Uno dice: ah, per esempio, la teoria dell'evoluzione, no? Ah, ma è solo una teoria, quindi potrebbe essere qualcos'altro. Certo, potrebbe essere qualcos'altro, ma devi spiegarlo con qualcosa di meglio. E la legge in realtà viene presa in genere come è la legge, quindi è perfetta, è esatta. In realtà le leggi, tipo quella di Newton, sono delle semplici equazioncine che mettono in relazione dei numerelli per avere la misura e la spiegazione dell'osservazione. Però dietro non hanno la teoria, ok? E la teoria è proprio la ciccia, è la musica, proprio lo spartito che definisce la musica. Quindi è qualcosa di più fondamentale rispetto alla legge. Quindi se voi sentite parlare di una teoria, è qualcosa di più core, è qualcosa di più nella ciccia delle cose. Fatta la teoria, che mi deve spiegare non soltanto come casca la mela, ma tutto quello che è legato alla gravità, per esempio i buchi neri, l'evoluzione dell'universo, eccetera, 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 quindi non solo un singolo fenomeno, ma tutto ciò che è legato, devo costruire un modello, perché una cosa così generale la devo applicare a qualcosa di specifico. E quindi quello che uno cerca di fare è di, prima di tutto, fare delle assunzioni, quindi si cerca di semplificare il problema per l'approssimazione necessaria al problema in essere, e si cercano di trovare pochi numeri che descrivono tutto quanto. Vi do un esempio, per esempio la carta vetrata. La cantina, no, lì toccata via all'inizio. Ecco, allora vediamo se riesco. Non c'è la cantina. Edulz, se può per piacere chiudere il microfono. Ecco, gliel'ho fatto io. Vado, ritorno alla carta vetrata. Quindi, se vogliamo fare un modello della carta vetrata, capite che serve un'approssimazione, perché sembra un oggetto semplice. In realtà è estremamente complesso. È composto dalla carta e sopra ci sono migliaia e migliaia di piccoli granellini. Quindi, se voi volete spiegare la carta vetrata, dovreste in teoria spiegare dove sono tutti i granellini, che dimensione hanno, che grandezza hanno, eccetera, eccetera. E capite che è una cosa impossibile. E se andate dal fioramento a comprarla, non gli dite: voglio una carta vetrata con un granello qua, uno qua, eccetera, eccetera. Quindi semplificate e tirate fuori le informazioni che sono veramente necessarie. Per esempio, di che materiale è fatto? Di quali materiali sono fatti i granellini? Sono duri? Sono morbidi? Che dimensioni hanno? Sono grandi? Sono fini? Quanti ce ne sono? Sono tanti? Sono pochi? E questo vi permette di scegliere quella giusta per fare la lavorazione che volete. Prendiamo un altro esempio, l'universo. L'universo lo possiamo trattare come la carta vetrata. Quindi sappiamo che è omogeneo e uniforme su grandissima scala, come la carta vetrata, se la guardiamo da lontano è rossa uniforme, un po' come l'universo. E cerchiamo di tirare fuori quei numerelli che permettono di descriverlo nella sua completezza, proprio come la carta vetrata. E i numerelli non sono quelli della carta vetrata, ovviamente, ma sono quelli che caratterizzano l'universo, che sono questi qua. Per esempio, quanta materia c'è, quanta radiazione c'è, eccetera, eccetera, gli ingredienti che compongono l'universo. E poi la nostra teoria ci dice quello che l'universo andrà a fare. Okay? Quindi il modello appoggiato sulla teoria è la cosa che ci dice come funziona un oggetto fisico. Dopodiché si passa con gli esperimenti, perché abbiamo la nostra teoria, abbiamo il nostro modello, dobbiamo provarlo. E lo proviamo in tutti i modi che possiamo. Quindi lo proviamo con delle osservazioni da satellite, con dei telescopi da terra, oppure addirittura con degli strumenti che stanno sottoterra. Farà un po' ridere, ma utilizziamo anche dei telescopi che sono sottoterra per studiare le emissioni di oggetti che stanno lontano nello spazio. E si incrociano tutte queste osservazioni in maniera tale
da essere sicuri che la nostra teoria è solida rispetto a qualsiasi altro tipo di misurazione. Quindi lo strumento prende il dato grezzo. Per un telescopio potrebbe essere una foto, però la foto non è il dato vero e proprio, perché vanno estratti dei numeri. La foto non ha dei numeri apparenti, quindi bisogna identificare, per esempio, ogni singola galassia e, per esempio, per ogni galassia si misura la sua posizione, quindi quanto è lontana e quanto è luminosa. Quindi vedete, questo puntino qui ha questa distanza da noi e ha questa luminosità. E poi ci sono tutte le altre. E dobbiamo vedere se il nostro modello passa attraverso i punti che la nostra teoria predice. Prima di arrivare a questo, però, vorrei farvi notare una cosa. Vedete che ogni puntino ha una barretta? Quella si chiama barra d'errore, perché ogni misura ha una propria incertezza, che deve essere il più piccola possibile, ovviamente, però esiste e non va ignorato. E una cosa che anche questa è un po' controintuitiva. I fisici e gli scienziati cercano di misurare gli errori con precisione. Okay? Quindi anche la misura dell'errore deve essere precisa, perché io devo sapere se prendo una misura di una luminosità che è così, devo sapere qual è l'incertezza, in maniera tale che possa pesare quell'osservazione per dargli un'importanza legata alla sua precisione. Okay? Una misura senza barra d'errore non viene considerata. Viene buttata via perché non ti dice quanto è precisa la tua misura. Ok? Quindi questo è una cosa, l'errore è una cosa fondamentale. Poi, una volta fatto lo studio, presi i dati, messi assieme tutte le cose, si scrive un articolo. Quindi si scrive un articolo scientifico con il titolo che deve essere, poi ci devono essere tutte le persone che hanno partecipato allo studio, questo perché devono essere rintracciabili, perché se uno ha un dubbio o qualcosa, deve arrivare a questa gente e chiedergli le cose o dargli dei commenti o cose di questo tipo. Poi dentro non c'è bla 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 tante parole, certo ci sono le parole per descrivere quello che uno ha fatto, ma ci sono equazioni, numeri, risultati, eccetera, eccetera, tipo quelle figurine che vi ho fatto vedere prima. Perché la descrizione è quantitativa, non solo qualitativa. I numeri sono fondamentali. E poi in fondo ci sono le referenze, perché in ogni articolo scientifico ogni affermazione deve essere rintracciabile all'origine. Ok? Come quando tracciano la carne adesso con gli alimenti, fin dall'origine fino alla consumazione, la stessa cosa va con l'informazione. Se io scrivo qualcosa su un articolo o perché me lo sono inventato io, nel senso che è un mio risultato e quindi lo pubblico per la prima volta, o se uso della conoscenza che è derivata da altri, lo devo dire. Per esempio, qui Bellagamba nel 2018 ha fatto uno studio e io cito quello che lui ha fatto. Ok? Ancora una volta, tutto deve essere rintracciabile, tutta l'informazione deve essere capita, dalla A alla Z. Quindi capite bene che un articolo non è una brochure. Non è un articolo di giornale, non è un post sui social e non è l'intervista del premio Nobel che passa per la strada, ok? O che viene intervistato. Non è nulla di questo. L'articolo scientifico è fatto così. A volte mi vengono presentati degli articoli di giornale, ah, ma io non ci credo perché ho visto così. No, quello lì, e mi dice, oh, c'è lo studio scientifico, guarda. No, quello no, in realtà non è uno studio scientifico, è un articolo di giornale che è ben altra cosa. Bene. Non è finita qua, perché siamo arrivati a fare il nostro articolo scientifico. A questo punto dobbiamo darlo a un giornale perché venga pubblicato. E il processo, come vedete, abbiamo fatto tutta questa cosa qui gialla, adesso andiamo lungo le barrette blu. E cosa succede? Do l'articolo al giornale, l'editor dice sì, è un articolo che potrebbe aver senso, allora lo dà a un referee, altrimenti viene buttato via subito, se è una cosa che proprio non ha senso. Il referee è un altro scienziato, pescato dall'editor, esperto in quell'argomento, che gratis, quindi senza nessun impegno e in maniera anonima, dà un feedback sull'articolo. Dice: ma secondo me non avete fatto una cosa giusta qua, dovete riguardare. Ok? Quindi si ritorna allo scrivere l'articolo e migliorarlo. Poi ritorna ancora al referee, quest'altro scienziato indipendente che ci controlla. E ci dice, sì, bravi, però non basta ancora. E si torna, e si torna, e si torna. Ok? 2, 3, 4, 5 volte. Succede. Se il referee non è contento, spazzatura. Ti dice, no, non lo si accetta. Se invece il referee è contento, si va avanti e l'articolo viene pubblicato.
E voi dite, è finita? No, non è finita, perché l'ultimo step è la comunità scientifica, perché l'articolo è, no, è adesso stato verificato, è pubblico e tutti lo fanno a fette. Ok? Quindi ognuno lo guarderà e lo giudicherà in base alla qualità del risultato. Magari dicono, ma sì, è passato, il referì andava bene, ma la comunità scientifica no, spazzatura. Oppure semplicemente era giusto, ma non è importante, va nel dimenticatoio. Altrimenti, uno può scrivere un articolo riguardo a quell'argomento, prendere gli argomenti, portarli avanti e migliorarli. Oppure fare un articolo per confutare lo studio precedente. E la cosa va avanti così. Questo crea il consenso e il dissenso scientifico. Qui, per esempio, vi faccio vedere una misura che ho fatto io insieme ad altri colleghi, è uno dei parametri dell'universo, non importa cos'è, è un numero con la sua barra d'errore, ok? Il nostro sta qua. Quest'altra gente ha fatto delle misure di natura anche molto diversa dalla nostra e trova delle cose che sono compatibili, trovano lo stesso numero entro quell'incertezza. E questo è un caso di consenso scientifico. La gente dice sì, il numerello è in questo range qui, quindi siamo d'accordo. Okay? Il dissenso scientifico è se magari tutti sono d'accordo e uno è staccato. Allora, magari o è lui che ha ragione, ma lo deve provare, o altrimenti quell'articolo lì non è fuori dal coro, ma perché semplicemente non è, potrebbe essere sbagliato, capito? Non è una questione di censura. Anzi, lo scienziato cerca sempre la rivoluzione, quindi cerca sempre la cosa strana. Quindi lavora al contrario, lo scienziato cerca di distruggere quello che uno conosce, non di confermare quello che uno conosce. Per questo si parla di una ricerca rivoluzionaria, no? Bene. Quindi avete capito che il consenso scientifico non sono quattro vecchi che si siedono a un tavolo e parlano, ma in realtà è il risultato di questo processo qua. Quindi non è questo, ma è quello che vedete qua sulla destra. Bene, quindi abbiamo lo studio scientifico, quindi gli scienziati che danno i loro prodotti, l'articolo, quindi il giornale con il referì che cerca di dare un livello qualitativo sufficiente all'articolo. E poi c'è la comunità scientifica che parla e discute del risultato, e questo è un discorso che va avanti. E questo è un sistema di qualità, non è di controllo dell'informazione, non di cosa uno viene detto, ma come una cosa viene fatta in maniera tale che sia di qualità elevatissima, ok? Il meglio che uno possa fare. Bene, vi do un esempio, ok? E poi mi accingo a concludere, dell'universo. Noi sappiamo, questa qua è la storia dell'universo, da sinistra partiamo dal tempo zero, il famoso Big Bang, e andando verso destra succedono delle cose finché non arriviamo alla formazione del pianeta Terra e di noi stessi. Okay? E con il nostro modello, quindi con 5-6 numeri, noi riusciamo a dire che dopo 3 minuti si sono formati tutti gli elementi, 70% di elio, 30% scusate, 70% di idrogeno, 30% di elio, un pochettino di berillio e litio. Lo sappiamo dopo 3 minuti, non dopo 4, non dopo 2. Il nostro modello ci dice a 3. Uno prende le osservazioni, è vero, è vero. Poi si continua, c'è una fase in cui poi la radiazione diventa libera e noi la possiamo osservare oggigiorno. E avviene dove il nostro modello ce lo dice. E poi succedono una miriade di altre cose, ok? Quindi voi abbiamo davanti la storia dell'universo con fenomeni molto diversi l'uno dall'altro che avvengono e il nostro modellino con i nostri 6 numeri funziona. Quindi crediamo al nostro modello, ok? E qui sono degli esempi, sono dei risultati diversi e vedete la riga è la predizione del modello, ogni puntino è la misura. Guardate come sta nel mezzo. Poi ci sono delle altre misure diverse e vedete che il modello ci dice dovrebbero esserci queste ondine. Uno fa le misure e le ondine ci sono, perfetto. Poi uno fa delle osservazioni completamente diverse e dice ci aspettiamo di vedere questa cosa qua. Ok? Uno fa le misure che sono questi pallini rossi e dice eh sì, il nostro modello funziona benissimo. Qua non vedete le barre d'errore perché sono talmente piccole che non si vedono, però ci sono piccoline piccoline. Ok? Quindi vedete che bisogna avere la coerenza assoluta su tutte le osservazioni. Poi uno può dire, benissimo, è l'universo, ci capisco, ci vogliono gli scienziati per capire una roba del genere, ma il clima, guardo fuori dal finestra, lo capisco, so cos'è il caldo, il freddo, la pioggia, la neve, eccetera, eccetera. Allora, per esempio, prendiamo un bicchiere d'acqua, che è un oggetto che conosciamo tutti benissimo,
E in realtà, per uno scienziato, è una cosa molto complessa, perché è costituita dall'acqua, c'è il vetro, c'è la cosa su cui è appoggiato, c'è la gravità che tiene l'atmosfera incollata alla Terra che crea la pressione sull'acqua e l'acqua rimane dentro il bicchiere. Ok? E per descrivere questa cosa serve l'idrodinamica, le equazioni che descrivono l'idrodinamica, non le dovete capire, ok? Vi faccio solo capire cosa ci sta dietro. L'equazione dell'idrodinamica per spiegare il funzionamento dell'acqua e dell'aria, ci vuole un'equazione che descrive la gravità sulla Terra per descrivere la pressione che ci aspettiamo per l'aria e il comportamento dell'acqua, e ci serve l'elettromagnetismo per predire la radiazione, perché sapete benissimo che, vedete, c'è della luce, quella energia che arriva e che può riscaldare la nostra acqua dentro il bicchiere. E voi lo sapete perché in estate mettete il bicchiere all'ombra, no? Ecco, quindi per descriverlo in maniera scientifica servono tutte queste equazioni che si parlano l'un l'altro per darci il modello del nostro bicchiere, il funzionamento dell'acqua, di quello che succede all'acqua dentro al bicchiere. E queste sono le equazioni più base, ok? Per descrivere le cose fondamentali dell'acqua. Per andare nei dettagli, per esempio, di queste bollicine che si formano e di quante se ne formano, eccetera, saranno altre equazioni, ok? Questo è quello che sta dietro a un bicchiere d'acqua, che è un po' come il clima, ok? Abbiamo un sistema in cui abbiamo della luce che ci arriva dal sole, abbiamo l'acqua e l'aria che vengono riscaldate, c'è cioè uno scambio energetico tra acqua e aria, e abbiamo il terreno sul suolo e un set di equazioni simile a questo viene utilizzato per spiegare l'atmosfera. Quindi sì, serve uno scienziato anche per spiegarvi se il caldo e il freddo e la neve che vediamo fuori dalla finestra. E questo viene basato sul modello che utilizza questa equazione. Poi Paolo, senza entrare nei dettagli matematici complessi, comunque vi farà capire quali sono i meccanismi base per descrivere tutto questo. Ok? Bene. Io mi fermo qua. Possiamo dare la parola a Paolo, magari, così lasciamo le domande nella fase finale, se vi va Computer. bene, a meno che non ci sia qualche domanda impellente al momento.